Mirta Bijou rappresenta un altro brand all'interno di Omi che parla di gioiello moda. Siamo in compagnia di Leonardo. Buongiorno Leonardo. Allora, anche voi qui ad Omi un'importante vetrina per parlare della vostra azienda. Sì, diciamo ormai è diventato un habitué Omi per noi, dove tutti gli anni siamo puntualmente due volte l'anno qui. E sì, la nostra azienda è una, diciamo, derivazione da Mirta Accessori Moda. Siamo sempre a contatto con la moda per il discorso dell'abbigliamento, e da lì è nata Mirta Bijou, che è il nostro marchio, brand, che esponiamo qui in fiera. E la nostra azienda è un'azienda totalmente, si basa, diciamo, sull'artigianalità totale del Made in Italy, e il nostro prodotto è curato sia dalla progettazione allo sviluppo, tutto totalmente all'interno della nostra azienda, e dove noi ci presentiamo al pubblico per trovare un riscontro eventualmente in questo appuntamento, diciamo, milanese. Via. Quello che state presentando ad Omi è una collezione molto particolare, molto estiva anche in un certo senso. Il bijou di per sé, diciamo, è un discorso prettamente estivo, dove si sviluppa meglio, si indossa meglio in estate. Il nostro, diciamo, è un total look che, come questa praticamente è la nuova collezione, che deriva sempre dalle borse, e che è il nostro fiore all'occhiello e ci ha permesso di farci conoscere sia in Italia che anche in giro per l'Europa, e indossato anche da Theresa May, primo ministro inglese. Abbiamo visto anche sulle varie riviste e sulle testate più importanti giornalisti. E questa è nella rivisitazione nella fantasia portoghese, a Zeus. E niente, questo è nato, questa idea di sviluppare ulteriormente i bolsi da un nostro servizio fotografico fatto con Vogue, e da lì è nata questa idea, un servizio fatto in Portogallo, è nata l'idea di questo sviluppo in questa nuova fantasia, sia nel bracciale, nell'anello, nell'orecchina e nella collana. Più glitterata, in un certo senso quasi più da sera, quella che invece sto indossando io. Sì, quella è un'altra novità che abbiamo presentato ora in questa edizione della fiera, insieme a tante altre novità. Sì, quella è la collezione glitter, e si indossa bene, dà un tocco anche di serale, un po' più impegnativo, un po' meno sbarazzina, se vogliamo, delle collezioni borse. Però ecco, abbiamo riscontrato un buon successo in questi primi giorni della fiera. Voi però non vi fermate solo ed esclusivamente alle donne, ma avete anche lanciato, la state presentando qui ad Omi in questa edizione, una collezione per i cani. Sì, sì, il bracciale My Dogs, per i nostri amici a quattro zampe, sempre importanti, oggigiorno e molto curati. È sempre un discorso delle borse, diciamo la famosa borsa, però montata, va assemblata su un collare in pelle che poi viene fatto indossare dai nostri amici a quattro zampe. Mirta Bijou è un'azienda che fa anche dell'export e l'attenzione ai mercati, nonché ad alcuni happening importanti, un fiore all'occhiello. Sì, 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 possiamo dirlo tranquillamente. Sì, quest'anno abbiamo avuto anche la possibilità, ci è stata data, di poter, diciamo, abbiamo ricevuto l'invito a poter dare le nostre collane borse sempre a Miss Italia, e questo è sembrato una cosa importante per noi. E poi collaboriamo, come dicevo prima, con molte testate giornaliste importanti, abbiamo presenziato in fiction TV, insomma ci stiamo dando da fare, diciamo. Anche il vostro sito, quindi il web, il mondo del web è importante. Nato quotidianamente, e poi ci permette di essere sempre in contatto con i clienti che ci fanno domande, noi siamo ben felici di rispondere, ci danno consigli e siamo ben felici di accettare, e che poi è il cliente finale, è quello che va in negozio e chiede espressamente di avere il prodotto Mirta Bijou, che fa sì che il negoziante chiama noi e ci dice: come possiamo fare per avere il vostro prodotto? E questo niente, fa tutto in un insieme di cose che ci permette di lavorare, andare avanti, essere sempre presenti sul mercato e in contatto con i clienti.